Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Giugno è ormai iniziato e quindi parliamo di libri. Vediamo alcuni dei libri che troveremo in libreria in questo mese. Io ne ho selezionati pochi perché erano veramente tantissimi e non volevo rischiare di fare un video lungo un'eternità, però ce n'erano veramente tantissimi interessanti. Me li sono scritti tutti qua e partiamo subito con il primo che si intitola La ragazza senza pelle, scritto da Peter Nordbo, edito da Einaudi. Questo è un libro ambientato in Groenlandia, c'è un mistero che è conservato da tantissimo tempo, un giornalista che arriva sul luogo nel momento in cui trovano una mummia. Lui è molto incuriosito da questa cosa, vuole scoprire da dove arriva questa mummia, ma poi accade che questa mummia scompare. E in seguito a questa sparizione ci sono anche degli omicidi che porteranno il giornalista ad essere sempre più curioso, ad indagare e verranno poi fuori ovviamente delle sconcertanti verità. Quindi si tratta di un thriller, di un giallo thriller, diciamo, e mi sembra abbastanza vincente da come viene descritto. Il secondo libro è Il figlio perduto, scritto da Louise Taylor, edito da Longanesi. È un ragazzo di 15 anni che è scomparso ormai 6 mesi prima, viveva in casa con i genitori, con il fratello maggiore di 19 anni e con la ragazza del fratello. La madre ha dei blackout, quindi lei cerca di ricordare che cosa sia successo la notte in cui suo figlio è scomparso, ma ha questi blackout, non riesce a ricordare, non riesce a mettere insieme i pezzi. E ogni volta che si sveglia, diciamo, da questo blackout, riesce ad unire un piccolo tassello, quindi sta andando avanti di piccoli tasselli alla volta. Sta mettendo insieme la sua verità, però scopre che non si può fidare della sua famiglia e quindi l'unica sulla quale può contare è se stessa. E anche questo mi sembra veramente molto interessante, comunque è il mio genere. Il terzo libro si intitola La città degli orsi, scritto da Frederick Beckman, edito da Mondadori. Questo è un libro che spinge a chiedersi io che cosa avrei fatto in quella situazione e già per questo mi attira. È praticamente questa piccola comunità, questa piccola cittadina in cui non succede assolutamente mai nulla e l'unico evento che riesce, diciamo, a scuotere un pochino la vitalità degli abitanti è una partita di hockey che deve ancora svolgersi e che è praticata, diciamo, da una squadra di adolescenti. Però proprio mentre le persone sono in subbuglio per questa partita che deve avvenire, il campione della squadra viene accusato di una cosa gravissima. Non dicono che cosa nella trama del libro, quindi lo scopriremo solo leggendolo, e questo ragazzo si ritrova completamente da solo perché tutti sono contro di lui e contro la sua famiglia. Chissà cosa è successo, chissà cosa verrà fuori. Comunque, mentre si svolgono le indagini, vengono fuori anche tutti i segreti della piccola comunità. Quindi, chi lo accusa, che diciamo si professa tanto innocente, forse tanto innocente non è. E quindi, insomma, andremo a vedere cosa succederà. Il prossimo libro è Per lanciarsi dalle stelle, scritto da Chiara Parenti, edito da Garzanti. Questo è un libro che mi incuriosisce tantissimo. Sono due amiche, sui 25 anni circa, che un giorno litigano e dopo questa lite una delle due parte per un viaggio dal quale non farà più ritorno. Però prima di partire ha lasciato all'amica un biglietto con scritto: "Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventa e vedrai che troverai la forza per farne altre." La sua amica, con questo biglietto in mano, indecisa sul da farsi, decide di provare. Quindi per 100 giorni, tutti i giorni, fa una piccola cosa che la spaventa. A forza di fare queste cose acquista sicurezza, ma nel momento in cui deve fare la cosa che la spaventa di più e che riguarda l'amore, non ci riesce, è molto combattuta e molto in difficoltà. Non sappiamo se ci riuscirà o se non ci riuscirà, comunque un libro che fa riflettere su questi temi, che fa comunque pensare anche a quelle che sono le nostre paure e in qualche modo mi sembra anche stimolante proprio su questo piano, su quello della riflessione. Il prossimo libro si intitola Fa troppo freddo per morire, scritto da Christian Fascella, edito da Einaudi.
Questo è un classico giallo, un classico poliziesco. È un uomo che viene trovato con un coltello piantato nel petto all'interno di un locale a luci rosse in un quartiere multietnico e ci sono tutte le indagini per scoprire che cosa sia successo. È proprio un classico poliziesco. Però l'ho inserito, anche se io non amo tanto i polizieschi, perché nella recensione ho letto che questo è un libro che è stato scritto con dei toni, diciamo, che alternano la parte drammatica alla parte ironica, quindi in qualche modo c'è questo coinvolgimento e questa alternanza di drammaticità e ironia che comunque, insomma, mi sembrava potesse essere carino da leggere. E l'ultimo libro è La scrittrice che decise di voltare pagina. Scritto da Joe Platt, edito da Corbaccio. È la storia di Grace che fa la scrittrice, ha un passato alle spalle, diciamo, abbastanza sofferto e turbolento perché l'uomo del quale era innamorata l'ha lasciata per un'altra donna dalla quale ha avuto un altro figlio. Il suo ultimo romanzo è stato un disastro perché il suo editore non ha neanche voluto commentare. Lei è sfiduciata, demoralizzata e decide di cambiare completamente vita. Coglie al volo l'occasione di un nuovo lavoro e si tratta di un servizio, un'agenzia di servizio per le pulizie, quindi comincia a fare le pulizie, però questo lavoro è molto più difficile di quello che lei si era immaginata. Scopre che comunque cambiare completamente lavoro è difficoltoso, però comincerà comunque a incontrare persone nuove. Ci sono dei momenti in cui ritorna al passato, dei momenti in cui si prospetta davanti a lei un nuovo futuro. E lei comunque fa queste nuove esperienze, quindi comincerà ad aprirsi di più alle persone, comincerà a riflettere su se stessa ed è un libro che è descritto come brillante, delicato, ironico, divertente, spiritoso, quindi insomma per l'estate mi sembrava un libro carino, potrebbe essere uno di quei libri magari da leggere in spiaggia sotto l'ombrellone. Io per il momento mi fermo, vi invito come sempre a commentare il video qualora abbiate altri libri da consigliarmi, così almeno integriamo anche quello che ho detto in questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.